abbiamo scoperto la targa con Turchio della famiglia Colantina. Se vuole venire Massimiliano, vieni, vieni. Massimiliano Mazzocca. Il sacerdote mi sgrida. Beh. Prego. Abbiamo dovuto ancorarla. Ecco qua. Il Giardino dei Giusti, 6 marzo 2022, in onore di Gino Bartali, 1914-2000, campione del ciclismo giusto tra le nazioni. Bene, allora procediamo. Tra l'altro, Don Filippo, tu sicuramente lo saprai, che è iniziato il processo di canonizzazione. Sì, vi porto i saluti del nostro Vescovo, Monsignor Antonio Suetta, che oggi per impegni pregressi non ha potuto essere con noi, vi saluta tutti e partecipa anche da lontano a questa bella iniziativa. Anche lui mi ha detto di essere affezionato alla figura di Gino Bartali e quindi anche io ringrazio per questo gesto che stiamo compiendo insieme, tutto il nostro paese unito, in comunione, e mi auguro e ci auguriamo tutti che le parole che abbiamo detto e che abbiamo scritto su questi bellissimi cartelloni diventino scelte di vita concrete per ciascuno di noi. Grazie a tutti. Grazie. Chiamiamo gli uomini forzuti di Col di Rodi per sistemare la pianta. Dove sono spariti tutti? E c'erano prima. Prima c'erano. Vai, Massimo. Vale. Intanto spiego un attimo il significato della pianta di limone. I limoni sono stati, fin dai tempi più antichi, erano presenti nelle ville toscane. E un albero anche tipico delle nostre terre, di Col di Rodi, che proprio l'economia di Col di Rodi è sopravvissuta grazie anche alla coltivazione degli agrumi. Il limone poi nell'arte ha il significato di salvezza e di fedeltà d'amore, e invece, come nella tradizione cristiana, è sempre associata alla figura della Madonna, e quindi non potevamo scegliere, lui che era così devoto alla figura della Madonna, non potevamo veramente scegliere pianta migliore. Diamo la benedizione a questa pianta e anche alla targa che ricorda Gino Bartali. Dio onnipotente ed eterno, tu hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai dotato dei beni di natura e di grazia per innalzarlo alla gioia senza fine. Fa che sperimentiamo ogni giorno il conforto della tua provvidenza, perché non ci manchi mai il necessario nella vita presente, e nella vita futura ereditiamo i beni da te promessi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Bene, allora ci avviamo verso